Guardate, non so se seguiamo il dibattito italiano, no? Tutti dicono ma qui ai giovani nessuno gli dà spazio. Ecco, invece qui c'è stata un settore dove invece ha puntato quasi solo sui giovani, anzi quando si è aperto un grande dibattito sulla moda italiana, Roma ha scelto i giovani, no? Ma a me farebbe piacere che si andasse a vedere i giovani che sono passati per Alta Roma e che fine hanno fatto. E potremmo vedere che molti di questi giovani sono ormai giovani di successo, apprezzatissimi, non solo in Italia ma nel mondo. Quando uno pensa a Roma non può non pensare, diciamo, anche al fatto che è una città creativa e all'interno della creatività la moda deve avere un settore, diciamo, importante. Molte statistiche potrei citarle. Ci dicono che Roma è una delle città più creative al mondo. Può ripartire se continua ad esserci questa forte iniezione sulla innovazione e sulla creatività. Anche la moda, che ha fatto grande l'Italia nel mondo, ha bisogno di rinnovarsi continuamente. La Regione Lazio non solo sostiene Alta Roma, come è giusto che sia, perché siamo soci di Alta Roma, ma da qualche tempo a questa parte, grazie alla rete dei nostri hub che si chiamano Spazi Attivi, con Lazio Innova abbiamo siglato degli accordi di collaborazione per potenziare ancora di più questo aspetto. Noi abbiamo già pubblicato un bando con il quale selezioniamo talenti che escono dalle scuole delle accademie delle moda, del design, per avviarle a un percorso di start-up, di impresa. È un format che si chiama Startup Fashion Academy, e accanto a questo stiamo per partire con la scuola di impresa per designer, il showcase, per lavorare sui giovani che già sono stati selezionati l'anno scorso, in questo caso saranno 18, che hanno già sviluppato un'idea di impresa, a consolidare ancora di più e meglio il proprio modello di business e ad andare sui mercati internazionali. Pensa che fino a dicembre scorso mi vedeva come ambasciatore in Qatar, e lì dove ho conosciuto tantissime piccole e medie imprese del nostro sistema che con grande difficoltà ma anche con grande determinazione si facevano strada e si fanno strada nei mercati internazionali, anche quelli più difficili. E questa esperienza mi ha innanzitutto insegnato quanto sia efficiente, quanto sia eccellente la produzione italiana, gli artigiani italiani che proprio qui a Roma trovano una loro dimensione unica al mondo. Certo, in questo momento le misure di aiuto sono fondamentali. Ed è importante anche sapere che ci sono. Pochi giorni fa, nella sede tra l'altro della Camera di Commercio, una splendida sede della Camera di Commercio a Roma, il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro degli Esteri Di Maio, insieme a noi, appunto, hanno presentato il patto per l'export e le misure del patto per l'export, con risorse senza precedenti. Parliamo di soltanto per quelle dedicate all'export circa 2 miliardi di euro, di cui 1 miliardo e 3 gestite proprio da Simest. Sono misure che accompagnano le piccole e medie imprese in tutto il loro percorso di internazionalizzazione. Quindi parliamo innanzitutto di misure, ad esempio, di patrimonializzazione, misure che innovano, consentono l'innovazione. Possibile accedere a finanziamenti anche a fondo perduto di Simest per creare delle piattaforme digitali e quindi per poter competere ancora con maggiore efficienza all'estero. Questo è dedicato, e lo ripeto, soprattutto alle piccole e medie imprese, perché sono loro queste imprese che hanno grandi difficoltà a farsi conoscere all'estero, e invece proprio l'opportunità di essere presenti su piattaforme digitali con una capacità così capillare può consentire un salto di qualità che proprio in questo momento è quanto mai sentito.